Buongiorno a tutti, siamo in diretta dallo stadio del Nuoto di Riccione, dove si sono appena concluse le prime gare, la prima mattinata di gare del campionato nazionale nuoto estivo Giovani WISP. Sono qui insieme ad Andrea Colabella, presidente di una società in gara. Andrea, la prima domanda che ti faccio è: perché WISP? Allora, intanto sicuramente è una scelta che è stata fatta da chi era prima di me, perché io sono presidente negli ultimi 4 anni, ma quello che posso dire sicuramente è perché WISP ci consente di proporre un'attività che possa essere trasversale dai più piccolini fino ai più grandi, quindi un modo per coinvolgere e avere sempre più possibili atleti, da chi appunto si vuole impegnare poco, che magari viene a nuotare un po' meno, rispetto a chi invece vuole fare un'attività un po' più impegnativa. E quindi la modalità di WISP di essere molto inclusiva da questo punto di vista ci permette di poter fare una proposta ampia e adeguata per tutti i nostri atleti. Quindi questo sicuramente è uno dei motivi principali per cui da sempre siamo una società WISP e lo saremo sicuramente nei prossimi anni. Ne approfitto per chiederti quali sono i prossimi obiettivi, sia per questa stagione che per le prossime. Allora, per questa stagione sicuramente l'obiettivo è quello di confermarci come una delle società tra le prime all'interno della classifica dei campionati italiani, come è successo negli ultimi anni, e sicuramente quello di continuare a sviluppare la nostra attività, proprio perché in questa stagione abbiamo più di 100 atleti. Se ricordo, quando ero una volta allenatore, quindi una decina di anni fa, portavamo ai campionati italiani 40-50 bambini. Proprio grazie allo sviluppo e all'attività che ci consente di fare WISP siamo riusciti ad arrivare ad avere una società da più di 100 atleti, e quindi questi sono i nostri obiettivi: continuare a proporre lo sport per tutti, a più persone possibili, e comunque mantenendo ovviamente un livello agonistico che ci permetta di confermare i risultati che abbiamo avuto fino qua. Grazie Andrea e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille a voi, a presto.